Buongiorno a tutti e bentornati su Italian Maker. Nel video di oggi, come potete intuire, andremo a fare l'unboxing della Fujifilm X-H2. Andiamo ad aprirla. Iniziamo. Scatola molto compatta, devo dire. Libretto di istruzioni, cartaccia varia, non ci interessa. Andiamo a togliere. Qua c'è una scatolina. Vediamo un po' cosa contiene. Ok, un discreto numero di cavi. Abbiamo un cavo USB-C per collegare la macchina al computer e o ricaricarla. Tracolla Fuji. Sembra ben costruita, neoprene, bella morbida. Devo dire ben fatta per essere quella di serie con la macchina. Bella. 1000 adattatori delle prese inglese. Ah, quello italiano è già montato. Con questa levetta si possono sganciare e cambiare le prese. Comodo. Ed è un semplicissimo caricatore USB-C, quindi in realtà potete usare qualunque caricatore USB-C, anche quello dell'iPad o dell'iPhone, così via. E la batteria, eccola qua. La batteria è la NPW235, che è la stessa della Fujifilm X-T4, quindi si può riutilizzare le stesse batterie per tutto. Comodo. E eccola qua, Fujifilm X-H2. Allora, prima sensazione in mano. Sembra una GFX 50 ed è insolitamente leggera per quanto è cicciotta, cioè l'impugnatura è molto grossa, ma da a vederla così grossa me l'aspettavo più pesante, invece devo dire veramente ben bilanciata. Il sensore è una PSC da 40 megapixel, a differenza dell'XT non ha più le ghiere old style di tempi e ISO, ma ha una sola guida PASM più ben 7 modalità di memoria e la modalità video. Al posto della ghiera qua troviamo un display molto molto comodo, come abbiamo anche sulle Canon 5D eccetera. Rotella qua, sempre di scatto con un off integrato nel di scatto, pulsante separato per registrazione video, ISO, white balance, questo sarà un programmabile. Il mirino, vedete com'è bello cicciotto, è un mirino molto bello rispetto alla X-T4 che abbiamo. Questo diventa un OLED da 5,76 milioni di pixel, quindi quasi il doppio della risoluzione, e 120 frame per secondo, quindi quasi ai livelli della Leica SL che abbiamo portato in Islanda. Lo schermo, eccolo qua, comodo per vloggare facendo così, o anche per fare fotografie dal basso facendo così. Qui troviamo questo sportellino che, togliendolo, con queste viti si può attaccare una ventola montata dietro per tenerla a freddo durante le lunghe registrazioni, perché scalda abbastanza. Girando in 8K, questa è capace di girare 8K grazie al sensore da 40 megapixel, però chiaramente scalda un po'. Joystick comodo, ben posizionato per l'autofocus. Bel grip, anche la texture qua, bel grip. Altri pulsantini qua, cestino, risoluzione, eccetera, ma passiamo ai collegamenti. Allora, troviamo una porta HDMI 2.1, quindi già quelle nuove velocissime necessarie per l'8K, a piena dimensione, quindi non è una small. Bello. Poi troviamo porticine per microfono e cuffie, jack 3,5 senza adattatori strani, pure Fujifilm ci ha abituato, quindi diretto, sia ingresso microfono che cuffie, molto bello. E qui la porta USB-C con cui caricarla. Come abbiamo visto nella confezione, non è possibile estrarre la batteria e ricaricarla in un caricatore a parte, ma occorre caricare tutto qua dentro, quindi un po' poco versatile. Questa cosa non mi fa impazzire, preferisco in confezione un caricatore esterno per poter caricare magari questa collegata all'alimentatore una batteria e l'altra batteria collegata appunto all'alimentatore esterno. Dovremmo comprarla a parte. Questo coso qua va montato con la vite si ferma e ci permette di tenere il cavo attorcigliato qua dentro per, se la usiamo in presa diretta al computer, per evitare che il cavo si possa staccare. Attaccato qua, e qua andrà dentro così e così, ed evita che, se tiriamo il cavo, si possa staccare e interrompere così la registrazione. Molto comodo. Qua sotto c'è lo sportello per poter montare il battery grip e qua lo sportellone per la batteria, che devo dire bella. Bella cicciotta. Come potete vedere, ha una levettina che la tiene ferma. Anche a macchina completamente spenta abbiamo comunque l'indicazione della batteria su questo schermino. Molto comodo. Andiamo ad accenderla e vediamo un po'.
appunto, qua già iniziamo a vedere informazioni. Col pulsante ISO cambiamo gli ISO. Questo dovrò personalizzarlo, dovremo decidere cosa fargli fare. Bilanciamento nel bianco, e qua comunque vediamo le varie modalità, ad esempio priorità scatto con la ghiera qua possiamo cambiare, sopra sotto esponiamo. Vediamo un po' i menu come sono fatti, sono molto molto simili a quelli dell'XT, direi gli stessi. Avranno sicuramente informazioni in più perché ha più modalità, ha più funzioni, ha più tutto. Ora che è accesa dovremo salvare i file da qualche parte, quindi passiamo al comparto schede di memoria. Come potete vedere lui ha due scomparti, uno per le CF Express, queste nuove schede di tipo B, un po' più grossa, si inserisce qua, e poi l'altro per l'SD tradizionale. Allora, purtroppo punto su due schede di due modelli diversi. La CF Express offre velocità ineguagliabili dalle schede SD, arriva fino a 1700 ms necessari per girare l'8K di cui è capace. Però purtroppo appunto sono schede di due modelli diversi, alcuni concorrenti utilizzano CF Express di tipo A, un pochino più lente ma già sufficiente in realtà per l'8K, e lo slot dell'A può all'interno contenere l'SD, quindi ogni slot, hanno due slot doppi, possono contenere o due CF Express A o due SD, è un po' più versatile, questo qui ci limita un attimo, però nulla di trascendentale, tanto alla fine come avete visto questa schedina è da 500 giga. Ce la faremo bastare. Qui c'è un altro sportellino che ci permette di attaccare un cavettino per lo scatto remoto, un po' nascosto, ma c'è anche lui con un jack più piccolino, non è un 3,5, è più piccolo, sarà un correttore per i file. A macchina spenta, cosa meravigliosa, ci permette di vedere quante ore di registrazione abbiamo a disposizione con la scheda inserita. Solo video, però non foto. Non quante foto abbiamo a disposizione. Però insomma è già carino, c'è la macchina lì, è spenta a far nulla e a colpo d'occhio so se la scheda è piena, scheda è vuota, niente male. Chiaramente non ha il flash a slitta, ma ha il collegamento hotshot classico. Qui davanti altri due pulsanti personalizzabili, una lucina ausiliaria di autofocus, e qua abbiamo anche il collegamento per i flash esterni, quindi insomma è molto completa. Per essere una Fujifilm, rispetto alla linea XS o XT, ci accorgiamo proprio che è pensata per l'utilizzo professionale, quindi le altre sono macchine per appassionati evoluti. Questa qui invece proprio si presta a un uso professionale, alla compensazione diottrica. Qui c'è la possibilità col pulsante di bloccare la rotazione della ghiera per non cambiarla accidentalmente. Si vede che ha degli accorgimenti pensati appunto per un utilizzo più professionale della macchina. Questa non vuole chiaramente essere una recensione, è semplicemente un unboxing e un primo contatto. Una cosa che mi interessa è confrontarla con la XT per vedere come cambia nelle dimensioni. Fianco a fianco Fujifilm XH2 e XT4. Allora, come possiamo vedere, appunto spariscono le ghiere. In realtà in termini di ciccinosità, lo spessore, sono molto simili il corpo. Il grip invece è decisamente migliore. Qua ci troviamo una macchina che sta un po' male in mano. Il pulsante è molto arretrato, scivola un po'. Io ho le mani grosse, ok? Però non mi sono mai trovato molto bene come feeling di impugnatura. Invece qua il pulsante è più avanzato, è più inclinato, ho la scanalatura per il medio, in generale è più cicciona, sta in mano meglio, cioè la impugno come impugno la mia 5D, questa qui è un po'... Come vediamo il mirino è un po' più ciccione, esce un po' di più perché ha una risoluzione più alta, l'impugnatura da qui si può notare quanto cambia, anzi la faccio vedere così. Ok, la batteria però è la stessa. Nonostante questo, nella XH2, nonostante ha un sensore da molti più megapixel, nonostante il mirino ha più risoluzione, bla bla bla, la batteria dura qualche scatto in più, merito del nuovo processore anche versione 5, qua troviamo versione 4 chiaramente, che è stato migliorato, perfezionato, potenziato e consuma meno. Qui davanti sul frontale comunque i materiali sono più o meno gli stessi, abbiamo le stesse ghiere, il logo è rimasto lo stesso, la scritta non c'è, non si vede, non si capisce che modello è questa, e è stata portata qua dietro, diciamo che sul frontale non si vede, e, appunto spariscono le ghiere
queste e anche sovraesposizione, si fa tutto tramite il display. Sinceramente preferisco, cioè questo qui, ok, la mossa di nostalgica, strategica per differenziarsi dal design, ma rimane per gli appassionati. Un professionista ha bisogno di modalità più definite, più fabbro, così secondo me. Il retro rimane pressoché lo stesso, lo schermo ha lo stesso meccanismo di snodo. È stato spostato però il pulsante di autofocus, quindi il joystick, anziché essere qua, che ci obbliga a un movimento un po' innaturale del pollice mentre stiamo mirando, è qua, che ha una posizione molto più rilassata per la mano, non forza una posizione, quindi si vede che è proprio pensata per un uso più professionale. Macchina che nonostante 40 megapixel ha una raffica da 15 frame a secondo con l'otturatore meccanico e 20 con quello elettronico, tanta tanta roba. Se uniamo il fatto che la CF Express può scrivere fino a 1700 megasecondo, ci permette di avere un buffer praticamente illimitato, cioè voi potete andare avanti a scattare RAW finché non vi viene un crampo al dito o finita la scheda di memoria, ma non ha un limite di buffer. Sul laterale, appunto, come detto, qua troviamo due schede SD, invece qua abbiamo l'aggiunta, e sul lato di qua, qui trovavamo l'ingresso per le cuffie, no scusate, stando per il microfono e non per le cuffie, il remote è qua, più piccolino, lo stesso che di qua, non ha una porta HDMI normale, ha quella piccolina che è qua, e la porta USB è sempre qua, ma non è 3.2, è USB-C 3.1, 3.0, non ricordo più. Comunque appunto vedete che anche in termini di connessioni si vede l'animo meno professionale di questa macchina. In termini di altezza è praticamente lo stesso, e la cosa sorprendente è che in termini di peso è praticamente lo stesso. Pesano uguali, cioè in mano secondo me sono uguali, non so, ballerà qualche grammo. Ma nonostante sensore molto più risoluto, grip più ciccione, doppio schermo, sono riusciti a fare un lavoro eccellente sul peso. Quindi veramente approvata. È un upgrade nel nostro parco macchine importante, ci porterà ad avere anche un corpo più professionale da affiancare alla 5D Mark IV, che è il nostro cavallo di battaglia negli eventi, in matrimonio, eccetera. Questa qui molto comoda, molto carina da portare in giro, in vacanza, a reportage, street photography, perché rimane molto compatta, ma non ci ha mai dato quell'affidabilità tale per poterla portare a matrimonio, perché l'autofocus non è velocissimo, le ghiere qua sono un po' lente macchinose se bisogna scattare velocemente. Qui ha un autofocus di nuova generazione, velocissimo, aggancia perfettamente ogni soggetto, il sensore tiene meglio gli ISO, nonostante sia più risoluto, la batteria dura di più, sta meglio in mano, video molto migliorato, poi faremo un video approfondito, questo non vuole essere una recensione, vuole essere un unboxing. Primo approccio e confronto, quindi poi sicuramente seguiranno video in cui l'analizzeremo meglio. Però già così appunto vediamo che è un netto passo avanti rispetto a un uso più, diciamo, consumer, appassionato e voluto, professionista. Grazie per aver visto questo video, continuate a supportarci mettendo un bel mi piace, so che non ve lo chiedo mai, ma ogni tanto ci tocca, quindi iscrivetevi al canale, mettete un mi piace per supportare i nostri video e attivate anche la campanellina, così vedrete quando faremo la recensione un po' più approfondita dell'XH2. Grazie e un saluto da Italian Maker.